leggiamo insieme l'antifona d'ingresso. Esulto e gioisco nel Signore, l'anima mia si allieta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come una sposa adornata di gioielli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, abbiamo letto insieme l'antifona d'ingresso che ci introduce oggi nella celebrazione della solennità della Beata Vergine Maria Immacolata. È la seconda domenica di Avvento e proprio la Vergine Maria illumina i passi di questo nostro cammino che va incontro al Cristo che viene, perché è attraverso di lei che Gesù è venuto nel mondo e attraverso il dono della sua vita e della sua piena collaborazione al progetto di Dio che Dio stesso ha potuto redimere il mondo e riportarlo a quella originale purezza che oggi vediamo risplendere in modo singolare nella Vergine Madre. E allora a lei vogliamo guardare e per essere degni di celebrare questa solennità e vivere questo secondo passo verso il Natale, chiediamo al Signore di renderci puri, di purificare il nostro cuore e la nostra vita, chiedendo perdono dei nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. In terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Padre, che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio e in previsione della morte di Lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a Te in santità e purezza di spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino. Ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna:
che hai fatto? Rispose la donna, il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Allora il Signore Dio disse al serpente, poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici, sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. Parola di Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo. Secondo il disegno d'amore della sua volontà, all'ode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati, secondo il progetto di Colui che tutto opera secondo la sua volontà, a essere l'ode della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia. 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 Rallegrati, piena di grazia. Il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret ad una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse, «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse, «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio». Lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, celebriamo oggi la solennità della Beata Vergine Maria, che veneriamo con il titolo appunto di Immacolata, pura, tutta preservata da ogni macchia e da ogni peccato. Effettivamente questa festa, che si colloca già all'inizio dell'Avvento, ci permette di vivere il cammino di preparazione al Natale sotto lo sguardo della Madre di Dio, attraverso la quale Gesù è venuto nel mondo. E in questo contesto certamente siamo chiamati a lodare e ringraziare il Signore per averci dato la Vergine Maria, per avercela preservata dal peccato, perché questo ha permesso che Dio potesse porre la sua dimora nel mondo proprio attraverso di lei. Ma soprattutto questa festa ci invita davvero a lodare il Signore per quello che la Vergine Maria Immacolata rappresenta anche per tutta l'umanità. Senza dubbio, in primo luogo, noi vogliamo esaltare questa meraviglia di Dio, lo abbiamo cantato nel Salmo responsoriale, lo abbiamo invocato. Noi dobbiamo sempre contemplare e ringraziare per le meraviglie che Dio compie nella vita dell'umanità, nella storia dell'umanità, ma anche nella storia e nella vita di ciascuno di noi. Ma guardando a Maria non possiamo fare a meno di guardare all'umanità stessa, perché ella rappresenta proprio l'umanità, o la Chiesa, nella quale ci dobbiamo specchiare, proprio per ricordare innanzitutto a noi stessi quello che siamo. Peccatori, fragili. La parola di Dio infatti ci ha raccontato l'inizio, la creazione dell'uomo e della donna, e soprattutto ci ha raccontato la prima disobbedienza, in sostanza quello che noi chiamiamo il peccato originale, o ancor meglio potremmo dire anche l'origine del peccato, da dove proviene la nostra debolezza, la nostra fragilità, quella macchia che purtroppo rischiava di diventare indelebile se non fosse intervenuto Dio stesso attraverso il progetto che Lui ha messo in atto per riscattarci attraverso la morte e la resurrezione di Gesù. E proprio mentre la prima donna, Eva, la madre di tutti i viventi, come ci ha ricordato la Bibbia, ha peccato, ha disubbidito, ha rifiutato quello che Dio stesso aveva creato, cioè quella immagine e somiglianza sua impressa nel cuore e nel corpo di ogni uomo, dell'umanità tutta intera, ecco che già in quel momento Dio aveva progettato l'altra meraviglia, la Vergine Maria, colei che veniva preservata dal peccato e ci faceva vedere di nuovo il progetto originale. Ecco, se vogliamo, la festa dell'Immacolata, soprattutto in questo tempo di Avvento, ci riporta a fare questo pellegrinaggio alle origini di quello che noi siamo, quasi a trovare, possiamo dire, la copia originale di quella umanità che Dio ha voluto creare e che l'uomo purtroppo nel peccato ha deturpato. E quindi certamente guardando a Maria
non possiamo far altro che riportarci all'interno del nostro cuore per vedere, ecco, quella grazia dalla quale lei, per la quale lei è stata preservata, quella grazia che appartiene anche a noi attraverso il battesimo. Il battesimo è il sacramento che ci riporta anche realmente a questa grazia originale, a questa grazia che oggi Maria ci annunzia proprio attraverso la sua vita e la sua testimonianza. E non a caso anche la seconda lettura ci permette di compiere un cammino all'interno del nostro cuore per ricordare a noi stessi che noi siamo stati chiamati alla stessa grazia, siamo stati redenti dello stesso amore con il quale Dio ha amato la Vergine Maria. E possiamo tornare ad essere santi e immacolati proprio in ragione della stessa realtà attraverso la quale Dio ha preservato la Vergine Maria, cioè il mistero pasquale, la morte e la resurrezione di Gesù. Perché attraverso Cristo che Maria è stata preservata dal peccato, e in Cristo ciascuno di noi può ritrovare quella copia originale che Dio ha creato fin dalle origini del mondo. La festa dell'Immacolata poi, in questo tempo che è nostro, in cui sempre di più nel cuore forse sentiamo il desiderio di purezza, di autenticità, di vita autentica, sia nelle relazioni, sia nelle realtà sociali, sia nel rapporto che noi dobbiamo avere non solo con Dio, ma anche con tutte le realtà del mondo. Ecco, la Vergine Maria ci ricorda appunto che ne abbiamo profondamente bisogno. Quanta corruzione, quanta sporcizia, possiamo dire, da tanti punti di vista, e non solo dal punto di vista morale, interiore, ma anche esteriore. Quanta incapacità dell'uomo di ridare alla propria vita e dell'umanità di ridare alla propria storia il cammino che porta alla dignità autentica dell'uomo. Quella dignità che Dio ha dato fin dalle origini, quella dignità che proprio con il peccato viene deturpata ogni volta. Quanta incapacità da parte nostra a risollevarci da tante miserie. E sappiamo bene che l'uomo, quando si mette in un percorso di peccato, è capace di tutto, è capace addirittura di arrivare a tante conseguenze drammatiche fatte di violenza, di sopraffazione, di guerre, di delitti, di crimini, dove certamente non risplende l'immagine di un Dio che ci ha creato puri e autentici, che ci ha creato in fondo a sua immagine e somiglianza, ma piuttosto ancora una volta cediamo alla tentazione del peccato, proprio perché la tentazione profonda dell'uomo è quella di porsi al di sopra di Dio, come è successo alle origini, mentre invece la parola di Dio ce lo ha ricordato nel Vangelo. La posizione dell'uomo di fronte a Dio è quello di essere umili servitori della sua parola, per pronunziare anche nella nostra vita, nelle nostre scelte, nei nostri comportamenti, ancora una volta quello che Maria stesso ha detto e che oggi ci ricorda e ci insegna per dirlo ancora: eccoci, siamo i servi del Signore, dobbiamo compiere quello che la parola di Dio ci dice. E allora in questo cammino d'avvento, cari fratelli e sorelle, guardando proprio a Maria, cerchiamo di rivedere la nostra vita, ricordandoci innanzitutto da dove proveniamo, da una fragilità e da una debolezza, ma guardando al futuro e guardando questo futuro proprio attraverso l'immagine della Madonna Immacolata, ecco, sappiamo bene che possiamo rinnovarci. Il battesimo ha immesso in noi già il germe di questa purezza, ci ha dato quella veste bianca che non dobbiamo sporcare. Certamente siamo attanagliati da tante possibilità di cedere alla tentazione, di essere anche noi tentati come il primo uomo, come la prima donna, ma anche se dovessimo nasconderci per quello che siamo, non dobbiamo non ascoltare quella voce di Dio che ci cerca: Adamo, dove sei? Uomo, dove sei? Umanità, dove sei? Perché a partire da Cristo ciascuno di noi può ritornare ad essere quello che Dio vuole che noi siamo, figli suoi immacolati e puri, per testimoniare la stessa immacolata purezza
che oggi la Vergine Maria fa risplendere sul mondo. Sia lodato Gesù Cristo. Professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Noi uomini e per la nostra salvezza discese da Lui. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorate e glorificate, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica, professo un solo battesimo, perdono dei peccati, aspetto la risurrezione e la vita del mondo che verrà. Maria emerge dalla diffusa condizione di peccato che segna e appesantisce gli uomini. Per sua intercessione innalziamo al Padre la nostra preghiera. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, Signore. Per la Santa Chiesa, perché viva la sua fedeltà a Cristo come Maria, diventando per tutti gli uomini testimonianza viva di fede, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutte le donne, perché Maria diventi il modello da imitare per vivere appieno la propria vocazione nella famiglia, nella Chiesa e nella società, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le nuove generazioni, perché fondandosi sull'esempio di Maria, madre di tutti, proseguano il loro cammino di vita e di crescita cristiana, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la nostra comunità, perché si attenda all'ascolto della parola e come Maria, pronta a rispondere in modo autentico e completo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Signore, liberaci dalla soggezione al nostro istinto egoista e rendici capaci di rispondere al tuo richiamo con lo stesso fervore che animò la Vergine Maria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accetta, Signore, il sacrificio di salvezza che ti offriamo nella festa della Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. E come noi la riconosciamo, preservata per tua grazia da ogni macchia di peccato, così per sua intercessione fa che siamo liberati da ogni colpa, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai preservato la Vergine Maria da ogni macchia di peccato originale, perché piena di grazia diventasse degna madre del tuo Figlio. In lei hai segnato l'inizio della Chiesa, sposa di Cristo, senza macchia e senza ruga, splendente di bellezza. Da lei, Vergine purissima, doveva nascere il Figlio agnello innocente che toglie le nostre colpe, e tu, sopra ogni altra creatura, la predestinavi per il tuo popolo, avvocata di grazia e modello di santità. E noi, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Santo, 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 Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza
a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua bontà. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, i Santi Francesco e Chiara d'Assisi, San Pio da Pietrelcina e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci da noi. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona la nostra pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa
e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, guarisca in noi le ferite di quella colpa da cui, per singolare privilegio,
hai preservato la Beata Vergine Maria nella sua Immacolata Concezione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la solennità dell'Immacolata Concezione, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Magnificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Amen.